Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi insieme faremo un try on di un sito che provo per la prima volta, ovvero Cider. Sono super contenta perché non so se anche a voi, ma a me mi dà da tantissimo tempo gli add su Instagram questo sito e ha cose piuttosto interessanti. Quindi mi ripromettevo sempre di fare un video haul di questo sito, ma rimandavo sempre perché poi uscivano novità make-up e altri contenuti vari. Ho detto ma vediamo a settembre. Cosa succede? Succede che a fine luglio, inizio agosto, mi contatta Cider e mi dice: guarda, se ti interessa collaborare, mandiamo una gift card per provare i nostri abiti, prodotti, accessori. Come dire di no? Ovviamente ho accettato la collaborazione e sono qui oggi per darvi la mia recensione un po' sul sito, darvi un bellissimo codice sconto del 15%, assolutamente non affiliato, non ci guadagno nulla. Ve lo lascio qui, Federica15-YT come YouTube. Ve lo lascio poi anche nell'info box e vi lascerò tutti i link degli abiti che ho scelto. Ci avviamo verso l'autunno, ho preso cose un po' miste e mi piacciono veramente tanto. Sono rimasta soddisfatta delle mie scelte. Mi va tutto, soprattutto, ecco, anche qui come su altri siti, quando andate a selezionare la taglia ci sono le misure capo per capo, quindi vi consiglio appunto di affidarvi alle misure. L'ordine è arrivato veramente in fretta, circa una settimana o poco più. Che altro dire? Iniziamo e se vi piace il mio make-up, trovate su Instagram il tutorial e i prodotti utilizzati. Vi lascio il link per venirmi a seguire su Instagram in info box, ma mi trovate sempre come la donna qualunque. Iniziamo da un abito midi, abbastanza sexy, che avevo nel carrello in un altro sito molto famoso, ma costava molto di più. Quando ho trovato questo abito, ho detto: caspita, ma è praticamente molto molto simile, quindi ho deciso di provarlo. Parlo di un abito verde e ecco qua, praticamente ha la spallina regolabile. La composizione dei capi su Cider la trovate scritta sull'etichetta che io ho rimosso praticamente quasi in tutti i capi e quindi sono una svegliona, me ne sono accorta tardi. Parliamo comunque di capi abbastanza low cost e questo qui è il primo abito appunto, spallina e mi piace un sacco questo verde bosco, verde smeraldo ed è un abito midi con l'arricciatura sul lato. Ha questa arricciatura appunto sul fianco che si può andare a regolare perché possiamo anche lasciarla libera, quindi lo spacco che vedremo poi nella clip sarà molto meno accentuato, però questa arricciatura appunto ci permette di nascondere le magagne, come dico io. Per questo l'ho preso perché mi piace molto, sapete, lo sapete se mi seguite, mi piacciono molto i capi che hanno queste arricciature sulla pancia o sui fianchi che tendono un pochino, diciamo, ad armonizzare la figura. E la lunghezza appunto è midi, è fatto piuttosto bene, è elasticizzato, quindi fascia abbastanza e di questo ho scelto una taglia media. Eccolo qua. Sul retro ha una bella zip, quindi vi permette di infilarlo anche da sotto, è abbastanza lunga e ce lo guardiamo indossato. Una cosa che mi sfiziava poi tantissimo su questo sito erano i set col pantalone, anche se ero un po' titubante. Alla fine penso di aver scelto, per quanto riguarda il mio gusto personale, il più bello e forse anche particolare. Ho scelto un set con crop top e pantalone, ecco qui ho lasciato l'etichetta, tac, e abbiamo questo 100% poliestere, c'è scritto lavare con acqua fredda e stirare a bassa temperatura e questo è il pantalone marinaretto. Io adoro lo stile un po' marinaretto,
abbiamo un pantalone vita alta con i bottoni color oro e appunto blu scuro, blu marino con le bordature bianche. È un pantalone palazzo lungo con la piega, in realtà non ha proprio la piega, proprio una cucitura che va a definire effetto piega, scende molto scivolato, accompagna bene, il tessuto è leggermente elasticizzato, quindi favoloso, mi piace veramente un sacco questo pantalone, poi è versatile anche con una camicia bianca e con altri top, e sopra aveva il suo toppettino. Allora, per quanto riguarda il pantalone, ho scelto una taglia media, riguardo le misure sul sito, mentre per il top ho preso una taglia L, che appunto non avevo trovato informazioni riguardo all'elasticizzato o meno, avrei potuto prendere forse anche una M, perché è leggermente largo nella parte sotto il seno, però diciamo che posso fargli una piccola ripresa sul lato e forse anche meglio la L. Ha la bretellina regolabile ed è praticamente identico al pantalone con le bordature bianche in color blu marino. Sul retro si apre completamente perché ha una zip, quindi va proprio infilato e poi allacciato, abbastanza semplice. E mi piace moltissimo, ha la cucitura delle coppe, però non ha ferretti, non ha niente, quindi è molto molto morbido, appunto anche lui leggermente elasticizzato. Vediamoci insieme questo completo. Terzo capo è un top che rende molto bene in foto perché sul sito era molto bello, quando l'ho visto ho detto oddio, invece indossato è molto molto carino. È un top in color panna e anche di questo ho preso una taglia media perché è piuttosto elasticizzato. Allora, eccolo qui, è tutto arricciato, però appunto se indossiamo pantaloni a vita alta non lascia fuori la pancia, si può portare con la spallina alta o abbassata lasciando fuori le spalle, che è ancora più bello, e ha tutto questo gioco di arricciature con il nodo sul seno. Inutile dirvi che mi sono innamorata persa di questo capo, è veramente bellissimo. E il capo dopo sarà abbastanza simile, infatti lo vedrete. In ogni caso ve lo faccio vedere indossato. Il tessuto è particolare, quasi al tatto mi piace tantissimo questo tessuto, però purtroppo ho buttato l'etichetta, potrebbe essere poliestere anche lui, però è quasi leggermente vellutato, morbido al tatto. Vediamocelo indossato. E come vi dicevo, ho preso un altro capo simile, quello era smanicato in color panna, e ho preso questa in nero con la manica lunga, che ha lo stesso concetto, lo stesso tessuto, la stessa taglia. La taglia media, diciamo, per me è perfetta. Mi piacciono tantissimo queste maglie un po' arricciate col nodo sul seno, che lo vanno un po' ad enfatizzare, a mettere in risalto. Mi ricordano un po' Sofia Loren. Mi piace moltissimo questo, poi nero e panna, possiamo adattarli veramente con un'infinità di capi, col jeans se vogliamo essere un pochino più sportive, o anche con delle gonne magari in satin midi per essere un po' più eleganti. Insomma, si prestano a diverse occasioni. E questa qui appunto manica lunga, stesso tessuto, stesse arricciature, e ce la guardiamo indossata.
Poi ho preso una chicca, è un top smanicato, scollo a cuore ed è regolabile come scollo a cuore, eccolo qui. Visto così forse non vi dice granché, vedete ha uno scollo un po' a cuore e possiamo andare a regolare la scollatura, è super super elasticizzato, contiene ma non costringe, mi piace tantissimo. Sul retro ha una bella zip importante in color oro, è veramente bellissimo, me lo immagino con un pantalone nero palazzo con la piega e magari sopra un blazer, quindi un tailleur color panna o nero, o addirittura andare a contrastare con un tailleur fucsia magari, però sono più per il tono su tono. Di questo ho preso una taglia L, è elasticizzato però la L trovo che vesta perfettamente. Ovviamente non vedete di tutti i capi la stessa taglia perché mi sono regolata in base alle misure che diceva sul sito e sono assolutamente affidabili perché confrontate con le mie misure mi va tutto perfettamente. Questo è il top, ha proprio questi intrecci veri perché proprio ci si può infilare la mano, però non vi lascia nude, tranquille, perché poi va teso, è stupendo, cioè mi piace proprio tantissimo. Non so se è il mio capo preferito, sicuramente uno dei miei preferiti, però mi sono piaciuti molti capi di questo try on, quindi ringrazio Cider per avermi dato questa opportunità, ma veramente mi piace tantissimo. Vediamoci questo top indossato. Penultimo capo è un abitino che ho visto sulla modella, mi piaceva da impazzire, ho detto sicuramente mi starà poi male e invece mi piace anche come mi sta. Questo abitino, perdonate, non ho stirato i capi, arrivano un pochino stropicciati, però poi indossato lo vedete abbastanza teso su di me, poi li stirerò con calma, sono proprio rientrata dalle vacanze quindi tutto veramente si sta accumulando e quindi non ho avuto l'accortezza di stirare i capi e non sono una fan del ferro da stiro oltretutto. Comunque, questo è un abito che ha il ferretto qui in mezzo al seno, ha il silicone, la banda in silicone tutta su tutto il lato davanti, sul retro è elasticizzato e ha una mega zip per essere infilato, quindi è un abito abbastanza sexy. Dopodiché ha le due manichine molto elasticizzate che si vanno a mettere appunto sulle braccia. Ha una lunghezza midi con uno spacco abbastanza importante, qui lo spacco non è regolabile, ha l'arricciatura. E che dirvi, lo trovo, questa fantasia la trovo molto, davvero molto romantica, mi è piaciuta tantissimo, ve la faccio vedere da vicino, ha una base bianca con questi fiori delicati, rosa e beige, è stupendo, veramente se cercate un abito romantico anche per una cerimonia con sopra magari una stola e delle scarpe sul rosa, bellissimo. Ve lo faccio vedere indossato. Concludo questo video con un ultimo capo, che è un capo basic, un pezzo classico da tenere nell'armadio, ed è la camicia un po' mascolina, taglio classico. Eccola qui, ed è una camicia bianca, è particolare, è fatta in un tessuto tipo pile, internamente no, è rasata, cioè proprio rasata tipo cotone, esternamente è un tessuto tipo pile che è un po' particolare, non l'ho mai provato, quindi dovrò lavarla e vedere poi come rimane.
però il taglio mi piace molto, è una camicia che vi permette infiniti outfit, potete metterla sotto un maglione, possiamo metterla da sola col jeans, possiamo metterla dentro il pantalone elegante. Questa, se non sbaglio, era presente anche in rosa baby, molto carina, infatti ero indecisa, e veste molto grande e ha un taglio abbastanza dritto. Questa qui è una taglia S, perché io di solito di questi camicioni prendo la S perché già la S mi va giusta, non mi piacciono troppo over, ed è molto molto carina. Tra tutti forse il capo che mi dà più punti interrogativi, ma perché questo tessuto è particolare, è appunto esternamente tipo come se fosse quasi un pile pressato, quelle camicie un po' da taglia legna, quasi flanella, internamente no, ripeto. Vediamocela indossata. Video haul termina qui. Complessivamente mi ritengo molto molto soddisfatta dei capi che ho scelto. Anche qui possiamo fare, diciamo, la moda con poco, trovate davvero un vastissimo assortimento sul sito. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e lasciatemi un like per supportarmi. Io vi ringrazio tantissimo, come sempre vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.